Più di 50 giovani provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Un percorso formativo alla scoperta dei processi di trasformazione culturale, economico e sociale in atto. L'obiettivo di renderli protagonisti attivi del cambiamento dei propri paesi. È una sfida vinta quella dell'Associazione Aretina Rondine Cittadella della Pace, che dopo 3 anni traccia il bilancio del progetto di cooperazione internazionale Una nuova classe dirigente per la sponda sud del Mediterraneo, con un simposio conclusivo nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo e alla presenza di relatori del calibro di Jean-Léonard Touadi, consulente politico del Ministero degli Affari Esteri, dell'ambasciatore Giuseppe Cassini, del reporter di guerra Giovanni Porzio, di Radwan Kawatmi, presidente dell'Associazione Nuovi Italiani, e dell'imam di Firenze Zedine Elzir, presidente dell'UCOI. Siamo partiti 3 anni fa con la primavera. Si potrebbe dire che siamo arrivati con l'autunno, purtroppo, perché forse era imprudente definire quello primavera, ma non possiamo neanche dire che è finito, anzi siamo solo agli inizi di una nuova fase storica che durerà molto probabilmente decenni e che molto dipenderà nel suo esito dalla capacità delle nuove leadership, delle nuove classi dirigenti di prendere in mano il timone e guidarlo sulla rotta giusta, una rotta che dovrebbe vedere una cooperazione forte con l'Europa. Quindi questi 3 anni sono stati interessanti perché abbiamo saputo trovare prima in Egitto, Libia e Tunisia e poi questa volta si è esteso un po' a tutto il Mediterraneo, al Marocco, alla Turchia, a Israele, al Libano, dei giovani che sono molto promettenti, che potrebbero davvero diventare la classe dirigente del futuro. Questi sono tra i giovani che così hanno davvero arricchito gli ultimi anni dei loro paesi e hanno grande forza, grandi idee e grande speranza. Questo è visibile sui loro volti, lo abbiamo proprio respirato davvero insieme allo studentato internazionale di Rondine.